Ci spostiamo a Boditti, una piccola comunità nel comprensorio di Sotto, dove la congregazione delle suore figlie di Sant'Anna gestisce una scuola primaria di 12 aule, costruita dalla Fondazione Butterfly. In questo campus una grande percentuale, penso più del 95%, sono studenti orfani. Quindi sono ragazzi che hanno delle carenze in tutto, non solo nel cibo, non solo nelle cose materiali, ma anche nella cultura. La gente qui ha problemi, non è tanto lavoro. Non nessuna fabbrica o altro, non ce l'hanno. Vanno al mercato, vive con quello che trovano poco. Come si vive così come si sento, trovano, non vanno al di là. Per quello, con quello che trovano, cercano di vivere sempre. Commerciano poca cosa. Il sostegno a distanza è un programma di assistenza che la Butterfly ha avviato da molti anni e che riguarda circa 300 bambini. Per loro significa ricevere una benedizione, in quanto in Etiopia la guerra e le carestie hanno prodotto molti orfani e lasciato piaghe insanabili. Qualche studente non ha libri, non ha quaderni, non ha penne. Also textbooks they can't get. Non possono procurarsi i libri di testo perché sono orfani. Quindi hanno bisogno di aiuto, ma non hanno nessuno. Fortunatamente c'è l'organizzazione che li aiuta, dando loro un'uniforme scolastica, libri, testi scolastici e altre cose necessarie. La scuola di Boditti ospita circa 800 tra bambini ed adolescenti, dalla scuola materna fino all'ottava classe. Ora insegno le pratiche dell'igiene agli alunni, sia per quanto riguarda i vestiti che il lavarsi le mani prima di mangiare e bere. Non solo quando sono a scuola, ma anche quando sono al di fuori dell'edificio scolastico. A Boditti ci sono molte scuole private, che però non hanno acqua, né servizi igienici, né strumenti didattici adeguati, al contrario di quanto accade invece qui, in questa scuola davvero speciale. La Fondazione Butterfly ha infatti realizzato anche un pozzo profondo che permette alla scuola di avere acqua potabile. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un finanziamento per poter realizzare un pozzo, tra l'altro un pozzo a 270 metri. Quindi legato all'uso dell'energia elettrica, legato ai serbatoi, che di fatto sostiene sia la scuola che la gente del posto. Gli alunni, i bambini, si portano l'acqua a casa. La usano perché tutte le case della città sono senza acqua. Not only this one is special water. Per cui questa per loro è un'acqua speciale. Anche perché non esistono altre attrezzature come queste in giro. Quindi in questo momento gli studenti la usano sempre. Si portano l'acqua dalla scuola.
Il punto di distribuzione dell'acqua ha 12 rubinetti, ai quali hanno accesso sia i bambini che la popolazione del villaggio, in determinate ore della giornata. Pozzo all'interno di una scuola è essenziale, nel senso che questi bambini sostanzialmente vivono nelle capanne che avete visto, quindi non hanno acqua a casa o hanno dell'acqua in taniche molto limitata, quindi potersi perlomeno lavare la faccia, quindi sapete che nella zona ci sono molte malattie legate proprio alla sporcizia, alla mancanza di igiene, quindi è un grandissimo privilegio per questi bambini potersi lavare e ovviamente bere acqua pulita. I nostri ragazzi vengono a scuola tanto volentieri, si istruiscono bene, si seguono bene, trovano acqua, anche se dove mangiano non c'è, però l'ambiente è pulito, così libero, possono mangiare bene e seguite anche dai guardiani, dalle sore, per questo sono contenti, vengono volentieri. Le suore cercano per quanto possibile di risolvere i problemi della comunità che quotidianamente chiede loro aiuto. Vivevo con mio marito quando i figli più grandi erano ancora piccoli. Ma per ordine del governo è stato obbligato ad andare in guerra. Al suo ritorno non ha ricevuto nessun compenso e non ha avuto il lavoro. E questo è un grande problema per me, perché lui non ha lavoro. Non siamo fortunati perché non abbiamo terre da coltivare. Il sostegno a distanza è lo strumento principale per poter aiutare questi bambini. Le priorità di assegnazione degli aiuti vengono assunte dalle suore e dalla maestra della scuola, che scelgono le famiglie più bisognose e i bambini più meritevoli. Ma sono la Luisa e la banana.